Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, che in realtà è il secondo che sto girando oggi, quindi vabbè, mi vedete appunto ancora con la stessa faccia, stesso maglione, stesso trucco di oggi al lavoro e stesso raffreddore. Quindi ve lo ridico per chi magari non ha visto il video precedente, sono un po' malaticcia, quindi perdonate la voce, il catarro, la tosse e tutto quanto. Vabbè. Allora, vorrei mostrarvi quelli che sono i regali di compleanno, per chi mi segue da un po' forse lo sa, ho fatto gli anni e ovviamente ho ricevuto diversi regali che mi piacerebbe mostrarvi. Allora, non so da cosa partire. Parto da quello delle mie colleghe, che è il primo che ho qua davanti, quindi ve lo mostro. Sono sia regali tema beauty che no. Allora, questo è decisamente tema beauty, come potete ovviamente intuire dal sacchetto Mondvert. Per chi non lo sapesse, Mondvert è un sito, ma non solo, è un negozio fisico che c'è dalle nostre parti a Bergamo, ma che ha appunto anche lo shop online. E vende ovviamente cosmetici biologici. E all'interno di questo bel sacchettino c'è un sacco di prodottini interessanti. Scusate. Allora, c'è vabbè il Deplian. Monvert tiene tutti i cosmetici biologici certificati. Ha cosmetici certificati EcoCert, Vegan OK, Natural Cosmetic, Cosmetic Bio, Ikea e cosmetici biologici e cruelty free e nulla, tiene diversi brand come non lo so, Neve Cosmetics, Bioficina Toscana, La Saponaria, Pixi, insomma tiene un po' di tutto. Io in realtà nel negozio fisico che si trova a Stezzano, tra l'altro se vi interessa questo è l'indirizzo, non ci sono mai stata, via Isonzo 8 a Stezzano. Ho dato parecchie volte un'occhiata al sito, però avrei voluto proprio andare nel negozio, poi per un motivo o per l'altro, un po' anche perché sono veramente piena di roba e ogni volta che dicevo sì, vado a fare un giro, poi la mia paura era quella di tornare a casa con un sacco di roba. C'è un pelo che sicuramente non mi serviva, diciamo così, e quindi per un motivo o per l'altro non ci sono ancora stata, ma ci andrò presto a dare un'occhiata. Anzi, magari aspettiamo i prossimi saldi, perché ora direi che non è il caso con tutti gli acquisti fatti e sono veramente strapiena di roba. Quindi mi voglio godere le cose che ho in questo momento e poi prossimamente vedremo. Allora, vi faccio vedere. Tre mascherine. Allora, questa è una maschera per il viso. Scusate, ecco qua. Questa qui in due fasi. Una fase lisciante e illuminante. L'altra fase invece è con l'acido ialuronico, che va a idratare e a rimpolpare la pelle. Questa contiene vitamina C e questo appunto acido ialuronico. Ed è del marchio NovExpert. Ecco qui, mi ispira molto. Poi c'è una maschera invece per capelli di Mater Natura agli agrumi. Questa qua. Anche questa mi ispira. Non ho mai provato nessuna di queste cose, quindi sono molto 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 curiosa. Qua dentro tra l'altro ce n'è un botto, anche se c'è scritto monodose, però ce n'è 70 mi sembra. E sono curiosa. Maschera capelli Biroc, energia agli agrumi. Vi dirò. Non so se hanno anche un formato diverso rispetto alla maschera. E poi di Puro Bio, ho la maschera viso in alginato per pelle grassa con acido ialuronico. È una maschera in polvere per le pelli appunto oleose, con latte di spirulina e
è questa qui. Questa praticamente bisogna miscelarla con l'acqua o con un idrolato, un'acqua aromatica, insomma, con un liquido per farla ovviamente diventare cremosa. E appunto applicarla poi come una maschera normale. Eccola qui. Carino anche la confezione, proprio il packaging. Questa si chiama Olivia, gli hanno dato un nome. Molto carina. Questa qua. Poi abbiamo un panno struccante in bambù di Eterea. Questo è il primo prodotto di Eterea Cosmesi che ho tra le mie manine. Sono molto contenta. Io non sono abituata in realtà a truccarmi con panni, ho delle spugnette, in realtà avevo degli altri panni struccanti che ne ho uno in doccia e un altro nel cassetto di scorta. Non sono effettivamente abituata a utilizzarli, però mi ispira, insomma, proverò. È adatto alle pelli sensibili ed è indicato per pulizia profonda ma delicata. Lavabile e riutilizzabile, ovviamente, ideale anche per rimuovere efficacemente il make-up. Modo d'uso: inumidire il panno con acqua tiepida e passare sul viso per rimuovere il detergente e gli altri prodotti di bellezza. Per una corretta conservazione, lavare il panno con sapone neutro e delicato e lasciarlo asciugare disteso. Quindi diciamo che principalmente, più che per lo struccaggio, da quello che dice, anche se la ragazza alla mia collega ha detto che va bene anche il detergente, però più che altro è per rimuovere il detergente. O rimuovere le maschere, quelle cose. Ma carino. Vediamo come è fatto. All'interno è fatto così, quindi c'è proprio carinissima la confezione. Ed è appunto un panno in bambù. Bah, mai sentito? Molto, molto, molto carino. Molto contenta e lo proverò presto e vi farò poi sapere. Mi dispiace anche, cioè, è talmente carina la scatolina che mi dispiace toglierlo da qui, però se voglio utilizzarlo dovrò toglierlo da lì. Poi c'è un di Alchemilla, altro brand conosciutissimo, biologico. Scusate. Scrub cuoio capelluto, anche questo è un prodotto nuovo, mai utilizzato. Si chiama Key Air Bio Styling and Finishing e vediamo che cosa dice. Innovativo scrub appositamente studiato per il cuoio capelluto. Rimuove gli accumuli di impurità come polvere, pelle morta e residui di shampoo. Arricchito con estratti vegetali biologici di lino, lampone, limone, cocco, ribes nero e mirtillo, nutre in profondità il capello. Unitamente all'estratto di mango e passiflora, dalle proprietà protettive e lenitive. Madonna mia, tutta questa frutta mi sta facendo venire appetito. I microgranuli in formula e l'acido glicolico garantiscono un'esfoliazione meccanica ed enzimatica, liberando i pori, facilitando la corretta ossigenazione dei bulbi e favorendo la nascita di capelli sani e robusti. Il pantenolo contenuto in formula permette al capello di raggiungere il suo corretto grado di umidità, prevenendo disidratazione e fragilità, unitamente al mentolo dalle proprietà rinforzanti e rinvigorenti. Ottimo! E dice come modo d'uso: dopo lo shampoo applicare su capello umido la quantità desiderata e massaggiare con i polpastrelli facendo lavorare i microgranuli contenuti nel prodotto. Lasciare in posa per 5 minuti e sciacquare abbondantemente con acqua. Ottimo, sono altri 5 minuti oltre a quelli della maschera che passerò in doccia ad aspettare che il prodotto faccia effetto. Sarà molto contento Nicola e anche il pianeta. Scherzo. Cercherò di chiudere l'acqua, ma so che non lo farò perché gelerò di freddo e quindi starò lì e cercherò di rilassarmi, di lavare il resto nel frattempo. Niente, molto curiosa di provare anche questo nuovo prodottino perché è un prodotto veramente nuovo, nel senso che non ho mai provato nulla di questo genere. E per finire, ultimo, ma non per importanza, ovviamente, anche questo è il mio preferito tra tutti questi prodotti, è l'idrolato di lavanda di Bioficina Toscana.
Gli idrolati io li utilizzo tantissimo, mi piacciono molto, ne ho usati diversi, sto usando quelli di Anthos in questo momento e in passato ho utilizzato quelli della Saponaria. Questo è di Bioficina Toscana, non l'avevo mai provato questo e sono molto molto curiosa. Carinissimo il packaging perché è fatto con lo spray, quindi ottimo antispreco. Questo va benissimo anche utilizzato, vabbè, oltre che sul viso, sul corpo e sui capelli. E dà delle indicazioni, tra l'altro la confezione, e dice: viso e corpo, azione dermopurificante, rinfrescante, addolcente per pelli impure ma anche delicate e con tendenza all'arrossamento. Si può usare puro o diluito. Perfetto. Poi, capelli e cute, azione lenitiva e stimolante della circolazione superficiale del cuoio capelluto, favorita da un massaggio. Consigliato per la diluizione di tutti gli shampoo, di Officina Toscana, in particolare di quello delicato. Vabbè. Ottimo, io credo che non lo utilizzerò per diluire lo shampoo, direi, non lo spreco così. L'utilizzo principale che ne farò sarà sicuramente proprio sul viso, assolutamente. Poi. E con il regalo delle mie colleghe abbiamo finito. Poi due prodotti invece per i capelli che mi sono stati regalati, ma non per il compleanno, ma me li ha regalati la mia collega, anzi la mia responsabile, per sistemare un pochettino lo sfacelo dei miei capelli che ormai hanno questo verdolino azzurrino di cui non me ne riesco più a liberare. Allora mi ha dato di questa marca che si chiama The Pop Color, di cui tra l'altro mi aveva già dato anche la colorazione argento, che però devo ancora fare perché appunto devo liberarmi di questo. Questi due prodottini qui. Mi ha dato questo praticamente per andare a fare una sorta, non dico di decappaggio, però sì, ad andare a togliere la parte colorata dal capello per farlo ritornare biondi, cioè dovrebbero essere chiari o quantomeno biondi, diciamo senza l'azzurro, ecco così. E mi ha dato anche il bianco per eventualmente mischiarlo ad altre colorazioni per schiarirle un po'. E niente, insomma, proverò. Questi prodottini costano 7,80 euro, tra l'altro. C'è scritto anche il prezzo sulla confezione. Lei me li ha gentilmente donati visto che li aveva a casa. E li utilizzerò con molto piacere perché voglio proprio vedere se riesco a liberarmi di questo colore per poi in realtà fare altri colori che ho qua in casa, ma ne parleremo poi in un altro video prossimamente. Tra l'altro vi devo ancora girare il video su appunto i capelli, perché vi avevo girato un bellissimo video, tra l'altro bello dettagliato, completo, con tutto quello che avevo fatto ai miei capelli per farli diventare grigi e quello che grigi argento. E tutti quelli che erano i prodotti che ho utilizzato o avevo utilizzato per mantenerli, soprattutto mantenerli, e anche per realizzarli in realtà. Solo che uno dei video è andati persi, quindi dovrei rigirarlo, ma non ho più prodotti da mostrarvi. E nel frattempo in realtà ho cambiato anche colori, quindi dovrei un attimino raccogliere le idee, magari farvi un video generale dove vi spiego la situazione dei miei capelli, da naturali come erano senza aver mai fatto colorazioni, alla decolorazione che ho fatto per farli diventare appunto argento, al mantenimento dell'argento per poi cambiare drasticamente, passare al colore e vari colori che ho fatto anche dal parrucchiere, come li ho mantenuti e come poi sono arrivata a questo e come poi forse me ne libererò, forse. Perfetto, e questo era appunto la parte ancora beauty, diciamo, di questi regali di compleanno, ma non è finita, perché in realtà all'interno di questa scatola, ecco qui, che è parte di un regalo, in realtà di una mia amica Marika, che mando un bacione, ho messo le varie cose scusate. Per non tenerle in giro. Allora, sempre tema beauty, degli amici mi hanno regalato questa maschera per i capelli di Tony and Guy. Non ho mai provato niente di questo marchio, anche se ne ho sentito parlare molto, non è ovviamente un brand biologico. La mia amica mi ha detto che lei l'ha utilizzata questa, gli è piaciuta molto. E è un brand che tra l'altro costicchia anche. Questa sono 200 ml, non ho idea sinceramente di quanto costa e ovviamente non sono neanche andata a indagare, essendo un regalo mi pare poco carino, non ne ho idea proprio, però
però insomma una maschera per capelli che fa sempre comodo, io ne uso tanto e quindi ottimo, sono stata molto contenta di riceverla e di provare appunto anche un prodotto un po' diverso dal solito. Poi, allora, la suocera mi ha regalato invece una gift card di Zara. E quindi niente, in questa scatolina tra l'altro molto molto carina e qui c'è la gift card e mi vale 3 anni, quindi vedrò insomma cosa prendermi, vi terrò aggiornate perché comunque vi farò anche video con gli acquisti di abbigliamento, quindi sicuramente quando la utilizzerò lo saprete e vedrete quello che mi sono acquistata, perché appunto ve lo farò vedere in qualche video. Poi degli amici, tanti amici insieme, mi hanno regalato questa smart box. È un po' diversa dal solito, quindi non è la solita smart box, ma in realtà sì. È una Smartbox, ma posso scegliere io che cosa realizzare, nel senso che a volte sono specifiche, che ne so, 100 per giornata relax, quindi con i centri benessere, la spa, quelle robe lì. C'è quella della degustazione, quindi quella appunto specifica per quell'ambito, ecco, c'è quella dello sport, eccetera, eccetera. Questa praticamente è mista, quindi posso scegliere io in realtà che cosa andare a fare. C'è scritto infatti più di 100.000 esperienze da vivere e ha 2 anni di validità ed è vabbè, anche rinnovabile. E all'interno quindi ci possono essere o attività sportive o relax e benessere o gustose cene o invitanti soggiorni. Sicuramente attività sportive le escludiamo, ovviamente. Relax, vediamo, dipende cosa c'è. Sicuramente gustose cene mi attira, ma anche invitanti soggiorni, quindi vedremo anche di questo, poi ve ne parlerò, vediamo un attimino che cosa avrò realizzato, ecco. Poi in realtà rimasuglio di un regalo di Natale, in realtà un piccolo pensierino di Natale di una mia amica. È questo qui, che è praticamente un diffusore, quelli col bastoncino, però fatto un pochettino meglio, ecco, rispetto ai classici. E questo è all'olio 31. Non so se conoscete l'olio 31, in realtà è un prodotto famoso della Just, cioè i fautori, diciamo, i primi che hanno creato questo olio 31 sono quelli della Just. E poi è stato ovviamente un po' copiato da tutti quanti, anche perché il loro costa parecchio. Ma se ne trovano diversi in commercio ed è praticamente una miscela di oli prevalentemente balsamici che si possono utilizzare per un sacco di usi. Io tra l'altro mia mamma me l'ha appena dato l'olio 31 della Just appunto perché con questo tremendo raffreddore catarro che ho devo fare i fumenti e quindi me l'ha dato da metterlo nell'acqua calda per fare i fumenti. Questo è appunto un diffusore e senza però appunto la candelina ma il bastoncino e è un prodotto naturale, infatti tra l'altro questa azienda che è l'antica bottega dell'Alveare di cui io avevo tra l'altro anche un tonic utilizzato in passato e non mi ricordo cos'altro, è sempre qua di Bergamo, anzi di Mozzo precisamente. È un'azienda che fa un sacco di prodotti molto interessanti. Anche qui è uno dei posti che ho detto: devo andarci, sono qua a 2 passi, voglio andarci, voglio andare a vedere cosa c'è. E poi non ci sono ancora andata. Comunque dice: questa confezione contiene un prodotto di qualità a base di estratti naturali, la cui formulazione è frutto di anni di esperienza nel campo della fitocosmesi e si avvale di antiche conoscenze erboristiche. Molto bene, sono 100 ml. Qua c'è tutto l'inci, ma non essendo una cosa che si mette poi sul corpo, cioè, sinceramente, chi se ne. E questo è il diffusore, anche carino. All'interno c'è appunto il profumatore. Fatto così, si toglie da qua sotto e poi qua si infilano i bastoncini. Io ne ho usati diversi nel tempo di questi affari
Questo almeno è un po' più carino perché di solito si trovano tutti quei vasetti schifosi che poi dopo si buttano. Questo è anche carino proprio la confezione in sé. Poi qui ho un altro pensierino da degli altri, un'altra coppia di amici. Vediamo di tirar fuori per farvi vedere. E sono degli orecchini. Molto molto carini, molto. Tra l'altro questa ragazza qua, perché è lei ovviamente che sceglie i regali, non lui, lo sappiamo, mi fa sempre delle cose molto molto carine, azzeccate per me, un po' rustiche come stile, come infatti sono questi orecchini, eccoli qui, ma mi piacciono tantissimo, in realtà li trovo molto 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 carini, eccoli qui. E quindi ringrazio e apprezzo tantissimo. Poi veniamo al regalo contenuto in questa bella scatola. In realtà c'erano un po' di cose varie. Vi faccio vedere. Allora, cioccolato. La mia amica Marika mi conosce, sa che sono un amante del cioccolato e quindi mi ha messo anche questo affare molto molto carino, che mi dispiace mangiarlo in realtà. Però farò uno sforzo e sì, dai, lo mangerò. Poi, cos'è questo? Fragranza vaniglia, lo leggo, ma è. Cos'è? Credo che sia un. Ah, bagno, certo, sì, come si chiama? Un bagno doccia per lavarsi, ecco. Ha la profumazione di vaniglia, di acquolina. Poi, qui, fatto a mano, avete la mia stessa idea, e insieme c'era questo, cioè sopra c'era questo, attaccato, ecco che è più carino, santo cielo che casino che sto facendo, vabbè, e abbiamo questo scrub corpo, energizzante, eccolo qui con il vasettino così molto molto carino. Questo contiene sale rosa dell'Himalaya, sale marino integrale, olio di mandorle dolci, olio di cocco, burro di karité, olio essenziale di bergamotto, olio essenziale di arancio dolce, scorze d'arancia. Utilizzo applicare sulla pelle umida del corpo massaggiando delicatamente per qualche minuto e risciacquare con acqua tiepida. Scadenza 6 mesi, confezionato in data 20/12/2019. Perfetto. Non lo apro perché non voglio. Non lo apro perché. Anzi, sì, lo apro. Voglio sentire la fragranza. Il profumo è buonissimo, ovviamente. È un po' più asciutto del mio, io l'ho fatto un pochettino più oleoso. Però bomba, mi piace tantissimo e ovviamente apprezzo tutte le cose di questo tipo fatte poi a mano. E all'interno dello stesso pacchettino c'era anche questo burro cacao, con l'adesivo tra l'altro natalizio, burro cacao, ciocco arancia, anche questo fatto sempre a mano, non ho capito da chi tra l'altro, però vabbè, e anche questa sciofa, scusate, apprezzatissimo perché, come si dice? Ho le labbra spaccate in questo periodo, quindi comunque burro cacao me li mangio proprio. Poi, all'interno sempre di questa adorabile scatolina c'erano queste mollettine di legami o legami, non so come si dica, e infatti questa mia amica lavora proprio lì. Poi
Questa è pucciosissima, è adorabile. L'ho già aperta, infatti traballa tutta dentro, ma vi faccio vedere. È una crema mani, sempre di Legami. Facciamo un po' di pubblicità. Ovviamente, ci lavora. E guardate, ma quanto è bella, è troppo pucciosa. È adorabile, già rigata. Guardate. Cioè, ma che cos'è? È stupenda, ovviamente poi si apre e qui che io non ho ancora aperto c'è poi la crema e io lo utilizzerò questo qui, mi sa, per travasargli qualche altra crema perché la cosa più figa non è tanto la crema in sé, ma è la confezione, cioè è troppo bella. E per finire, anche qui il più bello per ultimo, questo mi serviva, quindi ho proprio fatto un regalo azzeccato e ve lo prendo perché ce l'ho qua. Guardate, ma quanto è carino! Questo è un charger bank, tra l'altro super power perché può caricare fino a due cellulari, sempre di Legami, ovviamente. Super super carino perché è piccolino, compatto ma è anche puccioso. Quindi siccome li guardavo un po' in internet, c'erano tutte delle cose schifose, grosse, oppure piccole ma con zero carica, che non duravano niente, cose scomode, grandi da portare in giro, che non ti stanno neanche in borsa, insomma, veramente delle robe orribili. Io cercavo invece qualcosa di piccolino, compatto, comodo, ma che fosse efficace, che avesse una buona carica e anche se era possibile un po' carino, questo è stato proprio perfetto perché era esattamente quello che volevo. Quindi grazie, grazie, grazie amica perché lo sto adorando. Questo è tutto, sì, in realtà ci sono poi i regali di mia mamma che sono diverse cose che mi ha acquistato. Vabbè, il regalo di Nicola è stato il viaggio, quindi è stato il viaggio a Budapest e Vienna, di cui vi parlerò prossimamente, se riesco. Vi ho fatto anche il video con gli acquisti fatti al DM e al Muller, appunto durante questa vacanzina per il mio compleanno. Poi chi manca? Vabbè, le mance varie, le nonne, la nonna di Nicola e la mia mancia. Mia zia mi ha dato una piccola mancetta con la quale in realtà io ho comprato delle cose che vi mostrerò nel prossimo video di abbigliamento con i saldi. E in realtà anche mia mamma, siccome mi ha fatto veramente un mega regalo sia a Santa Lucia che a Natale, per il compleanno non aveva più idee, poverina, e quindi quando siamo andati a fare shopping insieme mi ha come si dice, ha acquistato lei un paio di cose che avevo addocchiato e che avrei appunto acquistato e ha deciso di regalarmele lei. Però vi farò un video a parte appunto sugli acquisti abbigliamento che ho fatto in quest'ultimo periodo e all'interno ci sono anche queste cose che mi ha regalato mia mamma, ma ve li mostrerò appunto in quel video così rimaniamo in ambito appunto abbigliamento. Anzi, però dai, un'anticipazione ve la do, ve la mostro subito visto che sta qua dietro. Uno è stato questo vestito, ecco qui, che tra l'altro ho messo proprio la sera della cena del mio compleanno, fatto così, bellissimo, mi piace sia il colore che come è fatto. E l'ho tenuto appeso qua perché sennò mi si stropiccia tutto. E poi, dove sta? E poi mi ha preso anche questa gonna adorabile che mi piaceva tantissimo, fatta così, metà e metà, di jeans, metà blu e metà nero, nero grigio con la cerniera davanti e fatto metà appunto anche dietro. Adorabile questa gonna, l'ho provata, mi piaceva come mi stava, mi piaceva molto e quindi presa. E in realtà altre cose che però ho in mezzo a tutto un casino con i vari vestiti, sacchetti, sacchettini, quindi le altre ve le mostro nell'altro video e vi dirò appunto che sono il regalo di mia mamma. Per
il momento è tutto per questo video. Spero che i miei regali vi siano piaciuti. E nulla, al prossimo video. Un bacione. Ciao ciao.